quello parla anche per. La possibile giocatore dello Spezia, quello che l'ha punito lo Spezia, 106 giorni di senza capo, hai fatto tutto tu oggi. Sì, sono stato un possibile giocatore dello Spezia, l'ho ribadito più volte sui giornali, mi sarebbe piaciuto, sono colorato. Però da sì, un giocatore della Vercelli, sono attaccante, mi pagano per far gol e oggi purtroppo è arrivato lo Spezia, poi tra l'altro è un gol importante perché veniamo da qualche problemino societario di risultati, quindi questa vittoria ci dà un po' più di tranquillità e ci fa guardare il futuro con più tranquillità. Che partita è stata? Come l'avete vissuta voi? Ma, secondo me è normale, no? Che quando lo Spezia va a giocare negli altri campi tutti diano il 100% perché è la più blasonata, la favorita. Secondo me noi abbiamo giocato una buona partita, non so da fuori com'è stata, però dal campo mi è sembrata molto, molto combattuta. Abbiamo sfruttato le nostre caratteristiche in velocità, qualche occasione nel primo tempo l'abbiamo creata, perché magari qualcuno non era velocissimo e alla fine abbiamo colpito 5 minuti dalla fine. Ripeto, secondo me è stata una bella partita. Hai visto Varini? Cosa ti ha detto? Massimo, ma è dannaggia proprio a noi dovevi fare il gol. No, scherzo, c'è un bel rapporto tra me e Massimo. Speravo di ritornare a lavorare per lui quest'anno, non è successo, chissà anche così.